Grazie Presidente, buonasera colleghi. Una necessaria e breve disamina dopo le parole più che condivisibili della senatrice Segre. Bisogna ricordare che ci sono state difficoltà ad ottenere dati precisi sui cosiddetti crimini d'odio. Spesso questi dati sono incompleti e parziali, sono provenienti da fonti governative, ministeriali, da istituzioni internazionali, da organizzazioni non governative. Risulta comunque difficile attribuire al fenomeno razzismo una dimensione di emergenza nazionale, come invece è stato a volte definito da diversi esponenti politici. Fondamentali quattro punti. Il trend registrato in Italia risulta sovrapponibile con la grande ondata di sbarchi e il fenomeno di immigrazione incontrollata che ha coinvolto il nostro Paese dal 2013. In Italia il fenomeno migratorio, causato dallo sviluppo di violente e rapide evoluzioni delle dinamiche internazionali estranee alla volontà del nostro Paese e non da reali fattori di attrazione del nostro tessuto economico-sociale, associato anche ad una fallace gestione del sistema di accoglienza e di mancato controllo delle frontiere esterne, è maturato all'interno di una evidente situazione di difficoltà economica, particolarmente complessa e pesante in diverse zone della nostra società. Considerata anche l'importanza che un'efficace politica di gestione delle frontiere del fenomeno migratorio comporta al fine di agevolare il processo di integrazione e al contempo acuire il tema del conflitto sociale, il governo Conte I è riuscito ad incidere concretamente sulla riduzione progressiva del numero degli sbarchi, nel 2018 dell'80% e nel 2019 del 96% rispetto al 2017. Quarto punto importante, la crisi che ha coinvolto il sistema economico italiano, acuito dalle ricette economiche imposte dalle politiche di austerity richieste dalle istituzioni europee, ha intaccato la facilità di accesso ai servizi di welfare di base per i cittadini più esposti, ha aumentato il tasso di disoccupazione e precarizzazione del mondo del lavoro, conseguentemente ha causato una competizione al ribasso tra i cittadini italiani e gli immigrati, in special modo nelle aree periferiche delle grandi città, amplificando così il risentimento sociale verso gli stranieri. Un punto importante da ricordare è l'attuale struttura del nostro sistema di welfare, infatti che non recepisce adeguatamente il nuovo contesto sociodemografico italiano, causato dai mutamenti derivanti dagli ultimi flussi migratori. Pertanto, data la differenza di reddito tra famiglie italiane e straniere, unita ad una differente composizione del nucleo familiare, gli immigrati riescono ad avere un accesso facilitato a diversi servizi di protezione sociale, ovvero di edilizia popolare, occupando magari i primi posti delle graduatorie, e questo fenomeno ha acuito un sentimento di ingiustizia percepito dagli italiani, dai cittadini italiani, specialmente delle classi sociali maggiormente colpiti dalla crisi economica. Bisogna anche valutare altri punti fondamentali. Vanno monitorati e condannati fenomeni di antisemitismo all'interno di gruppi o perpetrati da individui isolati di ispirazione ideologica neonazista, come dimostra l'ultimo attacco avvenuto ad Halle in Germania. È necessario sottolineare che il fenomeno dell'antisemitismo
declinato negli episodi di violenza più gravi, in Europa si sta sviluppando prevalentemente in seno alle comunità arabo-islamiche, come dimostrano i numerosi attacchi perpetrati nei confronti di simboli ed individui delle comunità ebraiche. In Belgio e Francia il fenomeno è radicato, anche alla luce della presenza di numerose enclave islamiche presenti nelle periferie delle grandi città, vere e proprie basi operative per gli autori dei principali attentati nei confronti delle comunità ebraiche nazionali. Basti ricordare l'attacco della scuola di Tolosa del 2014, al Museo Ebraico di Bruxelles del 2014, al supermercato di Hypercacher a Parigi nel 2015. Il morbo dell'antisemitismo e dell'odio nei confronti di Israele si annida coperto dallo schermo dell'antisionismo, anche in ambienti vicino all'estrema sinistra, come dimostrato dalla continua polemica che ogni anno il 25 aprile coinvolge la Brigata Ebraica, o dalle numerose manifestazioni in favore della Palestina, nelle quali, come in quella di Milano del gennaio 2018, si odono slogan di chiara matrice anti-ebraica, comuni negli ambienti giudaisti del Medio Oriente. Dobbiamo considerare che i cristiani del mondo rappresentano la comunità maggiormente colpita dalle persecuzioni e il trend è in continuo aumento. Sono 245 milioni i cristiani perseguitati nel mondo, considerando come fenomeni di persecuzione, discriminazione culturale e sociale, disconoscimento familiare, privazioni di lavoro e di reddito, allontanamento dalle amicizie, impossibilità a sposarsi, limitazioni educative e scolastiche, abusi fisici, torture, rapimenti, mutilazioni, distruzioni di proprietà, imprigionamenti e assassini. E la maggior parte di questi crimini continua nell'impunità, apaticamente sottaciuti da larga parte della comunità internazionale, denotando una scarsa attenzione a questo fenomeno. Detto questo, il Senato, qualora dovesse essere istituita una commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza, deve inserire tra i temi che dovrà affrontare questi punti: la valutazione dell'importanza della crescita economica e l'accessibilità a strumenti di welfare di base per i cittadini, quale vero strumento per contrastare la tensione sociale; l'importanza di politiche per una gestione dei flussi migratori rigorosa e controllata, a tutela non solo dei cittadini italiani, ma anche dei migranti che sono legalmente presenti nel Paese. L'incremento di forme di controllo all'interno dei centri di culto islamici, spesso illegali, in quanto luogo che diverse volte hanno assunto una forte connotazione politica e nei quali si è svolta propaganda antisemitica e in antitesi con i nostri valori culturali e costituzionali. Il rispetto delle minoranze senza che da ciò ne derivi una negazione della nostra identità, evitando un arretramento dal punto di vista culturale che, travestito da laicità, di maniera rappresenterebbe un pericoloso prologo all'erosione delle fondamenta della nostra civiltà e a incoraggiare al contempo iniziative concrete che sviluppino un dibattito sul tema della cristianofobia. Mi permetta, Presidente, di chiudere questo intervento ricordando due episodi, uno vicino all'altro, e possono essere visti su tutti i giornali e su tutti i social. Uno riferito al 12 di ottobre, un corteo che ha sfilato
per la zona est di Milano, verso il centro di permanenza per il rimpatrio di via Corelli, una manifestazione pro-migranti, aperta dallo striscione contro i CPR, decreti sicurezza, giustizia sociale, giustizia climatica, diritti per tutte e tutti. Ecco, in questo corteo, mentre si avanzava davanti alle casse di questo striscione, c'erano delle casse, è partito un inedito remix dove si sentiva la voce del senatore Salvini ripetere gli insulti che quotidianamente riceve. Devo invitarla a concludere. Sì, però. Concludo subito. Salvini muori, Salvini crepa, Salvini bastardo, Salvini infame, Salvini sparate a Salvini, Salvini appeso a testa in giù. Non più tardi di 2 ore fa, un altro senatore, Centinaio, ha avuto 2 lettere di minaccia recapitate a casa della propria madre. Muori, leghista di merda, l'inferno ti aspetta. Anche questo è odio. E io mi auguro che la Commissione tenga presente anche questo. Grazie.